Yeppa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo. Scusate, sto guardando il computer perché sto registrando la facecam. Sono troppo luminoso forse, però vabbè. Dunque ragazzi, siamo qui con un altro episodio, come ogni giovedì ormai da questa parte, con Aguero to Argentina. Allora, nello scorso episodio vi ho chiesto di arrivare almeno a 25 mi piace per poter prendere Dybala upgrade, ragazzi. Dybala upgrade costa tanto, tantissimo, e eccolo qui. Preso Dybala upgrade, pagato 240.000 crediti. Per un argento 240.000 crediti sono veramente tantissimi. Però vediamo se questa spesa vale la candela, se il gioco vale la candela. Mi avete consigliato nello scorso episodio nomi, alcuni italiani, alcuni vabbè. Poi mi avete consigliato anche la mascotte. La nuova mascotte si chiamerà, lo vedrete a breve ragazzi, lo vedrete a breve. Vi invito già a mettere 30 mi piace per il prossimo episodio con la facecam ragazzi. Almeno 30 mi piace per il prossimo episodio in facecam ragazzi, in facecam. E dai ragazzi, e commentate, non vi dimenticate di commentare con 3 giocatori argento argentini, vi dico io. Allora, un esterno destro argentino e un terzino sinistro argentino e anche un altro centrocampista argentino. Allora, esterno destro, centrocampista e terzino sinistro argentini. Dunque ragazzi, andiamo a fare questi due acquisti, solo due perché sono quasi finiti i crediti. Dunque, il primo acquisto è Ruben Botta dell'Empoli, GOC, centrocampista, 900 crediti, molto molto bene. Ora acquisto la mascotte, che sarà la nostra mascotte, almeno la mia mascotte di questa serie, anche del mio canale. Si tratta di Pisculichi, e mai sentito personalmente, però vediamo com'è. Ci sono solo queste copie di Pisculichi, questo è più o meno costoso. Pisculichi, cazzo, che super giocatore, vieni qui, vieni. Piscu mode attiva, bam. La formazione va bene così e io direi di procedere con la prima partita, la prima squadra avversaria. Questa qui abbiamo il giocatore in prestito, Juanfran, quello non conosco, e Neuer in porta ragazzi. De Jong, non c'è niente di particolare in questa squadra ragazzi. Aguero, la skill, Aguero, il dribbling, Aguero, il tiro di Aguero, mamma mia, che golazo Aguero. Dai cazzo Aguero, più 1000 crediti. Vediamo il replay, davvero maestro, nulla con Neuer, dai dai. E l'avversario quitta inaspettatamente, ha messo 3 volte in pausa, poi ha quittato, vabbè. Meglio, perché Aguero sicuramente dovrà essere il migliore in campo, perché ha fatto tutto lui, ha fatto passaggi, tiri, qui dribbling, dovrà essere il migliore in campo. No, non è lui, il migliore in campo comunque una rete, sono più 1000 crediti. Procediamo già con la seconda partita, andiamo spediti. Seconda squadra avversaria, abbiamo una interessante Serie A con un giocatore che non c'entra niente. Peri in porta, Rami, Manolas in difesa. La squadra dovrebbe essere terzino sinistro, poi Richards, Montolivo, come cazzo, Bertolacci, Cerci, Quagliarella, Icardi. Beh, questo è già più difficile, perché comunque siamo in divisione 8 ragazzi, in divisione 8. No, palla per Quagliarella, pericolosissimo! Carrizo, che cazzo di parate mi fai? No, non è parato perché è andata dentro. Carrizo, mamma mia, e che cazzo, il primo tiro, primo gol. Da mezzo le gambe, da mezzo le gambe. Aguero, tu per tu col portiere Aguero. Mamma mia, dopo un fallo impressionante Aguero, arriva il momentaneo, forse pareggio con Aguero, il Kun. In 5 partite ha fatto 8 gol. Vabbè, in divisioni basse è semplice fare gol, però comunque è qualcosa di buono sotto rete, ragazzi. Buono, 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 buono. No, Cerci, attenzione Cerci, mamma mia, no, ma esci Carrizo! E non ho fatto niente! Ma che cazzo! Dai, è caduto da solo, come una vera cotta! Non fa neanche vedere il replay. Quando non fa vedere il replay vuol dire che non è rigore. Ma che cacchio, no? Ma che cacchio para la car... Che schifo, centralmente.
mamma mia, muoviti. Che è un rigore hai fatto, non è che hai fatto il tiro più forte della tua vita, più bello in assoluto. Ma vaffanculo proprio! E muovi, perché si è bloccato tutto qui? Vaffanculo proprio, mamma mia, che non devo dire parolacce, però come cazzo fai a non dirle? Come cazzo fai a non dirle? E basta sti calci d'angolo di merda! Ma vaffanculo proprio, a me i difensori non sanno saltare, nessuno si va! Sono state tutte le 400 persone lì, tutte saltare di testa, nessuno che la prende! E basta, vaffanculo tua... Vaffanculo! Vaffanculo! Sti calci d'angolo di merda, un cross in mezzo, colpo di testa! E no, ma abbiamo risolto i calci d'angolo, abbiamo risolto, non segneranno più sempre sui calci d'angolo, non segneranno più! Una ceppa hanno risolto, una ceppa! Ma che merda, oh, ma vaffanculo proprio! Come si fa a non dire parolacce? Doppietta tirami di testa! Doppietta! Assurdo! Assurdo! Che merda è questa? Akiero che mi ha preso almeno tre pali! Solo lui, Akiero, tre pali! FIFA di merda proprio, FUT di merda, mi fa incazzare! Terza partita! Bravo in porta con Griezmann, Bacca, il Larramendi e gli altri non conosco per niente. Speriamo che questa volta Akiro non prenda solo pali, Porca puttana! Maledetto FIFA di merda, maledetti server della EA, fanculo! Maledetti server! Che palle! Ragazzi, basta, per oggi basta, perché sennò qui se ne vanno proprio le cervella, se ne vanno. Mettete un mi piace per questo giovi così arrabbiato, triste, sconsolato. Mettete un mi piace, arriviamo a 30 mi piace ragazzi, al prossimo episodio.